Allora, l'oratoria di Corsetti probabilmente trae in inganno i più, e sicuramente la madre che è un po' un portatore di interesse interessato in questo caso. Se uno legge realmente, qualcuno ha mai sentito parlare di conformità urbanistica, di altre conformità? Allora, quando si parla dei dispositivi, se conformi al decoro, non si riferisce alla tipologia o al colore di cassonetto. Si riferisce alla conformità alla città storica, che forse ha a cuore il consigliere Corsetti, e anche il resto della città, che però viene ignorata costantemente. Stiamo costruendo un castello di carte sull'ambiguità dell'interpretazione di una parola. Però, se qualcuno venisse in commissione e ci stesse per tutta la durata, avrebbe partecipato ad almeno 3 commissioni, congiunte con ambiente o singole, sulle utenze non domestiche, dove abbiamo chiesto l'interlocuzione della sovrintendenza con l'associazione di categoria, per trovare, anche su richiesta delle associazioni, dei cassonetti a norma HACCP, che possono stare anche all'interno. Perché è chiaro che non possono stare in strada se non c'è spazio in strada. Questo lo capisce anche un bambino, ma certo, io non ho l'oratoria del consigliere Corsetti, perdonatemi, però ho la logica dalla parte mia, ho l'istruttoria, come diceva anche lui, quindi contraddicendosi, perché bisogna fare un'istruttoria per arrivare a una cosa, ho i verbali delle commissioni che evidentemente, anche se tutti amano la trasparenza, nessuno legge, neanche il consigliere Corsetti che approva, ma dove c'è scritto da nessuna parte che noi legittimiamo l'occupazione del suolo pubblico con i cassonetti, come sta facendo Ama, lo sta facendo di testa sua, nessuno ha detto di farlo, o i portatori, i prestatori d'opera sui bandi. Quindi questa è l'ennesima falsità o panzana raccontata su un'ambiguità di un termine che non possiamo accettare.